tutti ragazzi, io sono Lori e ben ritrovati alla Top 5 Playlist of the Week, ovvero la Top 5 composta dalle vostre mini clip che ci immagino tutte le settimane che state vedendo. Questa Top 5 è gentilmente sponsorizzata da Opacitaia, link è in descrizione. Adesso direi subito di partire con la quinta posizione, che ce la porta Padre Pio The Best. Penso che sia la clip più lunga che abbia mai dovuto commentare per tutte le Top 5. Infatti si trova su Nuketown Black Ops 2 con una B23R. Presumo stia facendo spawn trap in gruppo, non riesco bene a vedere se sia in gruppo o meno, presumo di sì. Appunto, si aiuta con un Visat per controllare questo spawn, che come tutti sapete è molto ridicolo, e come vedete fa una strage assurda con questa pistola che è molto forte. Quindi figuratevi, su veterano tira una raffica, se non un colpo della raffica, e come vedete fa una strage assurda. Se non sbaglio dovrebbe fare un'uccisione a catena. Qua prende il Visa, temp, prende tutto ovviamente, poi purtroppo morirà. Infatti qua come vedete è ucciso in a catena, gli spawnano i nemici addosso da tutti i lati, non capisce più niente neanche lui secondo me, e non sa neanche lui come stia facendo a rimanere in vita. Probabilmente i nemici sono abbastanza stupidi come quelli che servono a trovare su spawn trap. Comunque qua è morta alla fine. Alla quarta posizione invece troviamo Valori0286, che si trova invece su Call of Duty Ghost. Prende questa tripla con un colpo e poi conclude la clip con la quad feed. E poi qua non capisco perché c'aveva altri due nemici davanti, ma per risultare non ha più deciso di sparare. Alla terza posizione invece troviamo Kuneos, che si trova su Call of Duty Advanced Warfare e ci porta un trick shot con l'SVD molto carino su questa mappa che non mi ricordo sinceramente come si chiama, perché è un'altra delle mappe che ho giocato pochissimo. Alla seconda invece troviamo Grind H3, che si trova su Black Ops 2, ha già preso il primo nemico con l'XPR, si avvicina su questo spawn di Deathmatch a squadre su Aftermath, prende un triplo headshot e ne prende un altro, un quarto, un po' in dissolvenza e poi un altro nemico ancora. Purtroppo non è una 5-meno screen perché c'è stata una piccola dissolvenza, se no sarebbe stata una clip epica. Invece alla prima posizione troviamo Mate the Best, che ci porta una clip fantastica su Black Ops 3 in Chad, una tripla headshot one bullet, veramente qualcosa di epico. Io non capisco quanto culo debba aver avuto per aver fatto una clip del genere in una beta. Comunque qua la top è finita, io spero che vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi se non siete, se volete passare alla pagina Facebook. Niente ragazzi, ho finito, ciao a tutti. Il GTF, oh, ti ammazzati, ti sparati. Quando arrivo devi farmi passare.